Buonasera a tutti. Allora, da Marco Venditti, non mi vedete, mi sentite? Quelli che vedete inquadrati sono Nico Capanni Buonasera. e la Martina Grosso. Ciao Martina, ciao Nico. Buonasera, ciao. Bene, Buonasera. allora eccomi qua. Questo sono io. Buonasera a tutti quanti. Sono le 21:33, signora mia, l'appuntamento come di consueto con tutti voi. Allora, niente. Volevamo fare un attimo il punto della situazione, campionato, SPAL, poi Champions League con il Lione, poi ovviamente l'impegno, diciamo, importante con l'Inter tra circa 10 giorni. Allora, Nico, SPAL da non sottovalutare perché dopo quello che è successo a Verona bisogna stare molto molto attenti, però Oddio, insomma, spalle non cioè, voglio dire, sottovalutare, però. da qui a pensare che la Juve possa avere un'altra defaillance sarebbe veramente, veramente così, insomma, lo vogliamo scongiurare. Prego, Ma Nico. no, adesso non so, magari qualcuno riposerà anche, cioè, mi sembra che sia pure Bonucci squalificato, poi c'è una garanzia, gioca Rugani, quindi stiamo tranquilli. Quindi credo che saranno 3 punti, anche se l'hanno messa un po' sull'assetto di guerra. Ho sentito dei bollettini che dicevano: chissà, dice, non venite allo stadio con le magliette bianconere. Vabbè, poi farà parte tutto del folklore. Poi andiamo lì per me 3 fischi e poi basta. Per Tre fischi. Ma no, Senti, Marco, sbattuta. vogliamo fare intanto sportivamente, se no dicono che noi non siamo affatto sportivi. Vogliamo un attimo fare i complimenti all'Atalanta. Ecco, mando qui una foto emblematica della gioia di questa squadra che, insomma, in un certo senso sta portando avanti insieme alla Juventus a livello internazionale quella che è la rappresentanza, no, Beh, la dei colpa nostri colori dell'Inter è nazionali. quella. L'Atalanta ovviamente merita i complimenti. Io ieri sera me la sono vista, mi sono esaltato perché ho visto veramente un gran bel gioco da parte di un allenatore che secondo me è stato sempre un po' troppo sottovalutato, non so per quale motivo, ma è un grande conoscitore di calcio. Tra l'altro proviene dalle giovanili, se non sbaglio, della Juve. Marco, correggimi Sì, se assolutamente, sbaglio. sì. E sta dettando un nuovo modo di giocare a calcio. Abbiamo fatto un update sul tiki-taka, secondo me. Cioè un modo più veloce di giocare a palla, di scambiare. Veramente una bellissima squadra da vedere. Detto questo, a quelli che hanno talmente tanta fretta di vedere la Juve, tutti vorremmo vedere la Juve giocare in questa maniera. Sarebbe fantastico andare in coppa e giocare così, però ci vuole tempo, c'è un allenatore nuovo, a chi piace e a chi non piace, però c'è bisogno di tempo. Gasperini sono 5-6 anni che sta all'Atalanta, piano piano crescendo dalla salvezza, è salito. Ti faccio intanto più che una domanda il messaggio da parte di Valentino Arcuri, Ah, ciao Valentino. che ti saluta. Ciao Nico Capanni, ciao a me Marco Venditti, fino alla fine, forza Juve. Perché fino alla fine? Assolutamente. Ah, c'è un motto che hai tirato fuori tu, quindi. No, 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 io non ho tirato fuori niente, io ho il mio, se mi permetti, ho fatto da poco un canale YouTube, se posso promuovermi, Assolutamente lo puoi promuovere, e certo. praticamente io saluto con Faffi, quindi fino alla fine, forza Juventus, anzi ne approfitto sempre se il caro direttore mi dà un Assolutamente. assist. Sei autorizzato a Se farlo. Oh, volevo volete. dire che noi siamo appoggiati come trasmissione, mentre a Milano c'è signora mia, che è la stessa famiglia, condotta da Stefano Pozzo e da Alessandro Persico. Noi siamo ospiti a casa di Nico Capanni. Ecco, quindi dietro c'è una bandiera che è la sua, una bandiera storica che si è portato in giro un pochino di qua e un po' di là. Vai E qui lavata. è lavata? No, Ah, perché mai ogni, lavata. sono tutte vittorie, Marco, Ecco, perché poi. no, le bandiere non si lavano mai, No, io proprio. però faccio una cosa, che quando, cioè finché vado e vincono, comunque non perde, la Certo. tengo e non la lavo. Se perdo, la butto.
A Putin, no, vabbè, Non si vale più non diciamo. Senti, ti mando una bella fotografia di Giorgio Chiellini, che è stato festeggiato, e devo dire anche Balotelli, insomma, amici di Nazionale. Volevo parlare di questo ritorno importante. Ecco, per noi è determinante avere un giocatore così chiaro. Adesso le prime partite deve entrare un pochino in quelli che sono i meccanismi, no? Quelli che si conoscevano. Poi, tra l'altro, c'è da dire comunque che Chiellini è la vecchia guardia che ti dà quella garanzia, e tra l'altro, per quanto riguarda l'infermeria, dovrebbe ritornare tra un paio di settimane anche Sami Khedira, e non è Sami già poca roba. stato Allora, visitato. parliamo un attimo invece di Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini per la Juve, il suo ritorno è un toccasana, sia a livello difensivo, dove ancora facciamo dei problemi, a livello specialmente delle partite, quelle che c'è un po' da difendere, un po' di risultato, anche se sta arrivando. Però per esempio io sono molto perplesso per quanto riguarda, come si dice, da fermo, no? I calci d'angolo, le punizioni, prendiamo un po' troppi gol secondo me. E magari Chiellini da quella giusta attenzione che non riesce a avere Bonucci e De Ligt o vabbè Lugani, lasciamo sta, sapete che non è che a me piace molto, io per carità con tutto il rispetto però. E io auspico che Chiellini, ecco, piano piano, quasi con insistenza, come ha raccontato Sarri, è voluto proprio entrare a tutti i costi all'ultimo della scorsa partita. Però, secondo me, Chiellini, io auspico il Chiellini titolare a Juve-Inter, lui non può mancare. Ci sono ancora un paio di settimane, quindi secondo me Chiellini farà la sua presenza, e No, una non ci sono presenza due. troppo No, importante. sì, circa una decina di giorni. Sicuramente abbiamo parlato della presenza di Chiellini, un giocatore assolutamente straordinario, assolutamente, anche se anagraficamente c'è, perché c'è con l'età che ha, però comunque sempre una certezza. Ecco, fa parte di quei, Beh, un uomo di fa spogliatoio, un uomo che ha parte della vissuto la generazione Juve, il capitano. di quei giocatori che hanno praticamente tanto carisma, ma riescono a compensare dal carisma anche ovviamente ad addizionare, più che compensare, anche quella sicurezza che comunque continua a darti. Io ringrazio tra l'altro anche Giuliano Marchisciano, che ci fornisce delle foto belle. Adesso c'è una bella foto di Chiellini, appunto, che si saluta con Szczęsny all'ingresso in campo. Poi c'è anche Rugani, che avrebbe molto da imparare da Chiellini, e di spalle Alex Sandro, insomma. E poi tra l'altro c'è stato anche l'abbraccio con i giocatori del Brescia, perché comunque Chiellini, al di là del colore della bandiera, è un giocatore bene o male apprezzato un pochino da tutte le altre squadre. Ecco, al di là dell'importanza del ritorno e della riacquisizione di Chiellini tra le fila, ecco, io ti chiedevo, questa difesa comunque deve essere ancora puntellata, o quantomeno, insomma, bisogna lavorare molto sulla difesa. Nico. Specialmente sulle palle da fermo, sui calci d'angolo, sulle punizioni, quelle che vanno, diciamo, a crossare in area, ancora un po' titubante. Secondo me Chiellini dà quell'attenzione proprio che manca per poter coprire poi tutti i ruoli in un modo così soddisfacente, ecco. Certo, Ma sono sono disponibile. distratto un attimo perché comunque leggevo Valentino Arcuri un attimo, stavo No, c'è leggendo. Valentino Arcuri che chiede se mi è possibile, con il vostro permesso, Marco Venditti e Nico Capane, vorrei chiedere l'amicizia su Facebook alla bella Gobba che è tra di voi. Grazie in anticipo. Si chiama, no, non risponde, si chiama Martina Grosso. Rispondi tu, Martina, non c'è problema. Valentino Arcuri Ciao Valentino. è uno che ci segue sempre.
Valentino con riserva comunque, attenzione. Assolutamente Scherzo. no, non c'è problema, non c'è problema assoluto. Quindi, allora, diciamo un pochino per concludere il discorso inerente a Chiellini, ecco, diciamo cos'è che non ti piace della difesa della Juve, più che altro perché la difesa della Juve è chiaro che deve essere puntellata, è chiaro che c'è De Ligt, che poi tu tra l'altro, non so se lo sapete, ma Nico Capanni è sposato da anni ormai con un olandese, ha Che ci sta vissuto in... seguendo, tra Che ci l'altro. sta seguendo? Ah, la vedi? C'è? Benissimo, la salutiamo ovviamente. Ciao, Sergio. E quindi praticamente conosci molto bene la mentalità degli olandesi, lui è giovanissimo, nazionale olandese, ed è praticamente diventerà sicuramente tra i più forti difensori centrali Intanto d'Europa, è candidato a fare quello, insomma, su ci De Ligt mancherebbe. vorrei compiacermi almeno su una cosa, perché siccome essendo stato per qualche anno in Olanda l'ho visto un po' da lì, diciamo, seguito, si vedeva che comunque era un giocatore al di là, al di sopra Che aveva una di tanti, certa, certo. diciamo che aveva E me era un po' una certa sorpreso. differenza, si capiva, no? Si capiva, insomma, di questo giocatore, scusate che c'è un'immagine che è andata che non doveva andare, è ritornata quella di Chiellini, comunque stiamo parlando ovviamente di quello che è il pacchetto difensivo. Dicevi, chiedo scusa se Niente, ti ho però interrotto. sorpreso che De Ligt, comunque dopo l'assenza forzata di Chiellini, fosse stato relegato sulla sinistra, diciamo, dello schieramento difensivo come centrosinistra, quando invece, infatti all'inizio non è che convinceva moltissimo. Poi ho detto, ma perché non prova a metterlo dalla parte destra? Evidentemente mi ha sentito, mi ha abbastanza ascoltato Sarri. E da quando è stato messo nel suo ruolo di centrodestra, praticamente, diciamolo anche apertamente, è sempre stato uno dei migliori. Cioè, le chiusure di De Ligt non c'entrano niente con i gol fatti praticamente dai centrocampisti della Juve. Se vi ricordate bene, Bentancur, passaggio filtrante di Pjanic indietro, vabbè. E poi per quanto riguarda quello che non mi piace, quello che non mi piace, comunque ancora si devono un po' assestare, anche perché giochiamo 30 metri più avanti, ma 30 metri più dietro. E poi il centrocampo, come ho ripetuto dall'inizio della stagione, a me non piace, non è secondo me all'altezza delle altre, l'ho ripetuto anche l'altra volta, sarò ripetitivo, però tant'è, centrocampo della Juve manca, è un po' scarno. E mi riallaccio a quello che dicevi prima, che prossimamente ci sarà anche Khedira, tornerà Sì, nei campi, dovrebbe che secondo rientrare me tra circa una Khedira, settimana. Settimana, quando 10 giorni, io sì. ieri guardavo un po', sfogliavo, sai che a me piace vedere, non sono uno che va insomma a vedere troppo i dettagli, però a naso le migliori prestazioni della Juve in Coppa e quelle poche in campionato le abbiamo fatte con nonno Khedira in campo. Con nonno Nonno che dire. perché dicono quello che dicono i Ma social. sai una cosa, perdonami, anche perché Khedira è colui che si mette davanti alla difesa, È un metronomo, ha un esatto. metronomo, ha una visione di gioco Ne totale. giova anche E Pjanic. esatto, giova anche Pjanic, giovano anche altri giocatori, ma è quello che riesce a fare anche dei lanci Bravo, fa dei lanci, ma interessanti. soprattutto Marco, scusami, ed è importantissimo per questo tipo di gioco, fa quello che praticamente Bentancur non fa, che Pjanic non fa, che Rabiot non fa, e cioè gli inserimenti, gli scambi con gli attaccanti, dai e vai, lui si trova, almeno se ci fate caso, almeno 2 o 3 volte si trova in mezzo all'area di rigore pronto a tirare. Senti, volevo cambiare un attimo mentre prego i nostri amici che ci stanno seguendo, se volete mandare qualche cosa da dire, qualche domanda, qualche riflessione, chiedere anche l'amicizia alla Martina Grosso, potete farlo tranquillamente. Allora, andiamo ad un attimo a vedere la classifica dei marcatori, perché comunque Cristiano Ronaldo, che ha segnato nelle ultime 10 partite,
partite, 9 per l'esattezza. Dalla partita con la Lazio, era la partita dopo il famoso pallone d'oro che non gli è stato consegnato, liberato. Si è incavolato. Si è liberato diciamo, da quel Ok. cruccio e ha cominciato a segnare. E allora andiamo a visualizzare un attimo quelle che sono. Quella che è la situazione dei marcatori, Ciro Immobile con 26 gol, Cristiano 20 gol, Romelu Lukaku 17 e João Pedro 14. Quindi la media di Cristiano Ronaldo è molto alta, considerando anche il numero dei rigori. Però sicuramente potrà fare molto meglio, anche perché il periodo di Cristiano Ronaldo, già dai tempi del Real Madrid, è che in primavera esplode in tutta la sua potenza e in tutta la sua qualità. Io fossi per me, scusatemi, però io finché andiamo avanti in Coppa lo preserverei per la Coppa. A me del campionato interessa, però molto meno della classifica cannonieri, perché è meglio che sti cose li tiene tutti quanti per la Champions League. Se fermasse a 20 gol, guarda, per me, lo dico da tifoso accorato, però cioè, prendiamolo, disiperniamolo quando gioca anche Champions, gioca, poi lo richiudete, lo mette dentro il sacchetto e tirate fuori al ritorno, cioè preserviamo questo, perché tra l'altro ci sta portando avanti lui, anche se Assolutamente. gioco, sinceramente, se ne vede un pochino ancora Assolutamente. poco. Io saluto un attimo Alessandro Lestra, Sì. che ci segue sempre. Ciao Allora, ok, Alessandro. allora ti metterei adesso, non solo a te, ma anche a tutti gli amici che ci stanno seguendo, i prossimi impegni della Juventus. Allora cominciamo partita per partita. Io chiedo a te. Allora, 22 febbraio, tra qualche giorno, alle ore 18 c'è Spal Juve. C'è Spal Juve. Che Allora, che vuoi? facciamo? Non voglio il Pronostico? pronostico, voglio capire secondo te la Juventus come deve impostare questa partita. Allora, di solito prima di una partita che è la vigilia di una importante partita di Champions, i giocatori stanno un po', diciamo, vuoi non vuoi ci pensano, c'è niente da fare. In questo caso deve essere l'opposto, nel senso che prima ci deve essere la SPAL, perché dobbiamo assolutamente fare 3 punti. Non sarà, diciamo, la classifica della SPAL è quella che è, però non sarà una passeggiata, perché Ma ci infatti, dobbiamo innanzitutto ritrovare. permettimi una cosa, per quanto riguarda le passeggiate, la Juventus è parecchio tempo che non fa No, più no, 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 passeggiate, vabbè, però anche con le diciamo. squadre che non è che non hanno nulla da dire in campionato, ma che sono veramente, non dico scarse, senza offesa, o perché passano un momento di crisi particolare, o perché non gira come dovrebbe girare. Quando arriva la Juve danno sempre il massimo. Diciamo che questo è Ah, ma un quello è pochino chiaro. il trend, no? Appunto. No, no, comunque in questo caso, innanzitutto, quello che desidererei io, cominciare a vedere che comunque un certo tipo di affiatamento, un certo tipo di logica, di gioco, un pochino più di convinzione che poi sarà il lancio per andare poi ad affrontare la partita di Champions nel Ecco. migliore dei modi, perché Allora, andiamo qua. subito. Già hai visualizzato il cartellone dei prossimi impegni della Juve. Dopo la Spalla, il 26 febbraio, c'è appunto Lione-Juventus. Attenzione, quando c'è stato il sorteggio a Nyon di questa gara che riteniamo la fortunata per la Juve. Io ci andrei un po' cauto perché ho visto giocare il Lione la scorsa settimana e questi sono 11 Corrono come matti. indemoniati, corrono come dei pazzi scatenati, quindi bisogna stare molto attenti e quindi non è tanto una partita semplice come magari si può Assolutamente. pensare. Però Marco, posso dirti una cosa, che sarà la partita, come più volte anche tu hai sottolineato, che ci darà delle risposte importanti, non tanto con la spalla, anche se comunque bisogna andare poi prendere il lancio per andare proprio a fare la partita,
a Lione in un certo modo, cioè non andarci né mezzi schiaffeggiati, cioè andare con la convinzione che possiamo fare bene. Però poi a Lione noi ci aspettiamo veramente delle risposte, perché ancora noi non abbiamo capito se è un problema di testa, se è un problema, dicono, di spogliatoio, non ci credo. Bisogna sapere assolutamente se veramente che cosa, cioè, anzi, te la voglio fare io la domanda a te. Sì. Nel senso, potrebbe essere quello che noi ci aspettiamo. La domanda, la risposta che non riusciamo, cioè stiamo in mezzo al mare, non riusciamo a capire che cosa ci aspettiamo, perché ok, ci vuole tempo per fare un bel Allora, lavoro, però guarda, io ti rispondo subito dopo che Martina ha letto qualche messaggio che è arrivato. Già abbiamo letto gli altri. Partiamo con Gigino Panariello, allora, prego. Gigino Panariello, ciao Marco, ciao Nico e buonasera alla bella gobba. Ciao. Chi è la bella Ciao, cosa? Sei tu la ciao bella Gigino. cosa? Sì. Poi Poi Alessandra Alessandro Lestra. Alestra chiede: posso farvi una domanda? Che ne pensate del rientro di Khedira? Ottimo rinforzo, secondo Tanto Alessandro, se vogliamo, è un altro me. Un fedelissimo. altro fedelissimo, E un altro messaggio. l'ultimo di Valentino Arcuri: in questo mini calendario che hai fatto vedere, bisogna fare tre cose. Uno, vincere a Ferrara. Due, andare ai quarti di Champions League. Tre, andare in finale di Coppa Italia. Bene, mi sembra che Valentino Arcuri abbia detto una cosa, ecco, riproponiamo di nuovo il calendario, ha detto una cosa abbastanza ovvia, non tanto, cioè ovvia per la Juve, perché la Juventus è chiamata sempre a vincere, però dovrebbe rientrare appunto nella logica, con questa Juve attuale bisogna, ecco, capire. Tu mi avevi fatto una domanda e ti rispondo subito, caro Nico, cosa sta succedendo a questa Juve? Allora, cosa sta succedendo a questa Juve? Io l'ho chiesto proprio al mister non più tardi di qualche giorno fa, subito dopo la partita che abbiamo giocato contro il Brescia. E lui ha detto, io ho detto, mister, ci dia una spiegazione perché questa Juventus alterna queste fasi positive a fasi abbastanza preoccupante. E lui ha detto: questo è un momento di evoluzione. Nei momenti di evoluzione ci possono essere gli up and down, e quindi, però, di base va detto che non mi chiedete in continuazione, perché già tante volte vi ho risposto, è di vedere Sarri quando allenava il Napoli, perché ovviamente i giocatori sono diversi. La tipologia di gioco era diversa e quindi ovviamente c'è da capire cosa devo fare io con questa Juve, perché fino a prova contraria nel Napoli io mi sono creato la squadra, mentre invece nella Juve io ho trovato dei giocatori. È questo il problema principale, quindi prendersela con Sarri eccessivamente non mi sembra il non è caso. la Aspettiamo, Juventus. aspetta, no, concludo il discorso. Aspettiamo la fine della stagione, perché la Juve storicamente ha sempre fatto i conti alla fine senza mettere il carro davanti ai buoi. Quindi vediamo quello che succede. E come giustamente ha detto Valentino Arcuri, che lo ripeto, ha detto: bisogna fare tre cose. La prima è vincere a Ferrara. E su questo, caro Valentino, siamo d'accordo. Poi vincere, andare ai quarti di Champions League, ci proviamo, non dovrebbe essere un problema, e poi andare in finale di Coppa Italia. Io penso che il campionato e la Coppa Italia dovrebbero diventare, in quella famosa parola inglese che tutti usano, di default, cioè dovrebbe essere sottinteso, che fa parte, no, però qui di default non c'è più niente, nel senso che ogni partita e bisogna sempre analizzarla. Nico. Beh, intanto di default sì, uno ci spera, però diciamo anche che questo non è un campionato un pochino, no, un pochino molto differente rispetto agli altri, nel senso che se gli altri anni, senza nulla togliere a chi è che c'è stato prima, che ha vinto molto, però questo è un campionato agguerrito, cioè abbiamo una squadra a un punto, una a 3 punti,
se la giocheranno probabilmente fino all'ultimo. Per quanto riguarda invece Sarri, sì, io per una volta, cioè, bisognerebbe anche spezzare un attimo una lancia e dire che comunque lui è arrivato all'ultimo momento e quindi non si è trovato una squadra preparata da lui, ma si è trovata per tre quarti una squadra che è già pronta, già preparata, insomma. Quindi lui ci ha potuto mettere poco le mani, lui sta facendo ancora delle prove, infatti una volta gioca 4-3-3, una volta col trequartista, una volta mette quadra da destra, una volta lo mette alto. Insomma, insomma è così. Martina, puoi Sì, leggere qualche leggiamo altro ancora messaggio? il messaggio di Roberto Palermo che fa una considerazione, dice con la SPAL vinciamo. Su, Su, cioè come per dire se non su, vinciamo meglio. sì, Alessandro che un'esortazione. arriva. Intanto salutiamo anche Roberto Palermo che è un bravo youtuber, ho detto bene? Si dice così, youtuber? Ok, beh, è un bravo youtuber che ci segue e io seguo anche le sue cose che fa. Prego, andiamo avanti se c'è qualche altro messaggio. Sì, C'è no, altri abbiamo messaggi? Io non li Giorgio avevo fatti. Pannariello, Chiellini e Khedira sono recuperati fondamentalmente per questa Juve. Sì, è quello che noi abbiamo bisogno. Che c'è, Martina? Niente, non lo vediamo noi, No, da poi ce questa n'era parte un non altro questo c'è. qua, No, ma io sempre sono. tu sei più Io avanti, sono più avanti, perfetto. sì, Io ci faccio dice. il Balletto, paletto anche anche l'aiuto. l'aiuto. Che fai? Allora, senta, l'ho da Questa lei. l'abbiamo letta. No, questa qui vuole sapere, Alessandro, se è una Che cosa ne com'è. pensate del rientro di Khedira? Come ho detto prima, Alessandro, Khedira, visto che il centrocampo della Juve non è per niente entusiasmante, Khedira è un toccasana in questo momento. Bene, allora andiamo adesso ad analizzare le altre partite. Io ti sto mettendo sotto di brutto, Sottotorchio caro proprio. Nico. Il 1º marzo. Indovina le 20:45, che partita c'è a Torino? Juve prescritte, Juve Inter. Ecco, vabbè. Come ho detto, scusa. Prescritte, No, che partita c'è il 1º marzo? Juve-Inter. Ecco, quindi allora, sì. prescritte tu, vabbè, lo dici tu. Vabbè. Senti, allora questa partita, Quella è la partita che come potrebbe arriveremo a questa partita? sancire, nel senso che chi vince poi dopo comunque Beh, bisogna vedere l'Inter a quanti punti arriva dalla Juve, se diciamo il distacco è siamo sempre questo. anche così a 3 punti. Insomma, Marco, a Juve-Inter io devo menare, basta, fine. Ecco, detto alla romana, No, io vabbè, ogni dovevo. tanto ci sta perché certe volte quando uno poi parla stretto romano e rende anche più, se, no, se va a capire un po' meglio, Ho capito. Juve-Inter non c'è sta trippa per gatti ancora la romana, te lo dico. Oh, poi senti, andiamo avanti sempre con il calendario. C'è un Juventus-Milan partita di ritorno di Coppa Italia. Allora, partita di rondo di Coppa Italia, C'è da considerare che il Milan ha mezzo Milan. tre giocatori. Allora, Ibrahimovic, Calhanoglu e mi sembra l'altro, adesso non mi ricordo che, sono tre giocatori. Sanchez, Sì, quello mi sembra là. di sì. Sono tre giocatori determinanti per il Quello che Milan. doveva essere cacciato, tra virgolette, dopo il Ecco. secondo giallo, no? Perché Ecco, poi guardano appunto. soltanto delle cose. Io vorrei pure dire un attimo su Juve Milan, perché ce l'ho qua. Hanno visto soltanto quello che gli pare, i soliti detrattori, quando invece c'è stato un altro rigore su Ronaldo, c'era da cacciare via un paio dei giocatori del Milan prima, che poi dopo hanno fatto questa cosa sul rigore, che secondo le regole è sacrosanto. Se poi cambiate le regole per noi, tanto o con VAR o con senza VAR, noi vinciamo lo stesso. Ecco, guarda, Quindi, c'è ecco, Gigino ti Pannariello, posso, diciamo, leggilo. leggere? Leggilo. Gigino Pannariello dice: Marco, Juve prescritti una sola cosa, schiantarli, punto. Ecco, cioè Che quello sarebbe un surrogato della Romagna, è sempre è un quello, surrogato di. però schiantarli. Ah, ho capito. Senti, poi, sempre qui, io vedo l'8 marzo, addirittura, il giorno del mio compleanno, pensa. Speriamo che arrivi un bel regalo da parte della Juventus. La Juventus giocherà contro il Bologna.
Vabbè, anche questa è una partita Bologna o... a Bologna, gioca a Bologna. Sempre a Bologna la Juve è proprio dal 1897. Sì. È Campaccio, ci ha sempre sofferto. Sai, sono quei campi tipo Bologna, Parma, Cagliari. Sono campi difficili. Genova, no? Sai, è una partita. Tra l'altro Bologna sembra che si sta riprendendo, anzi io ne approfitto sempre per fare sempre salutare il grande mister Sinisa Mihajlovic, sempre grande forza, oltre ad essere un grande campione è anche un grande È un grande uomo e uomo. ovviamente Forza facciamo Sinisa, sempre. ovviamente forza sinistra. Oh, leggiamo gli altri messaggi. Allora, Michele Birardi dice buonasera a tutti e complimenti alla gobbina. Dai, Grazie sarei io la gobbina. No, tu sei, Speriamo. no, tu sei il gobbone. Sei Gobbino. il gobbone. Volevo dire una cosa, per me la vera Juve la vedremo a marzo quando la preparazione sarà al top. Sì, in effetti sono d'accordo con Michele Birardi. La Juventus è una squadra, io mi ricordo, andiamo dietro qualche anno, parecchi anni, la Juventus, da che io mi ricordi, è sempre stata, non so, questo DNA che a marzo poi dava il meglio di se stesso. Quindi ha sempre giocato meglio in quel periodo, il famoso rush finale. La Juve, non so se tu te lo ricordi, ma anche con Lippi, anche con Lippi. Assolutamente. Ecco, quello è un periodo dove la Juve chiaramente non ha mai mancato. Sono d'accordo. E poi in modo particolare abbiamo Cristiano Ronaldo che in quel periodo dà il massimo di sé. Evidentemente la Champions League si avvicina alla finale, non lo diciamo perché porta sfiga. Comunque, insomma, voglio dire, è tutta una chimica, no? Sente il rotore Che del sangue Cristiano quando arriva alla Champions. Lo so, lo È so, la sua lo so. manifestazione. Poi ovviamente in questo momento sinceramente l'abbiamo lasciato un po' troppo solo e ci sta portando avanti. Se adesso c'ha anche l'appoggio di tutti gli altri, ecco, come dicevo, ripeto, chiarire è molto importante anche per un giocatore come Cristiano Ronaldo, perché se Cristiano Ronaldo viene un pochino incontro, come si vede qualche volta, o come anche Dybala, riesce a scambiare con Chedira, dialoga, con Chedira si ritrova davanti alla porta, crossa, tira, è molto importante. Voi mi direte, vabbè, ma cioè, facciamo affidamento con Chedira. Tanto parliamo del nazionale, che, cioè di una persona e del giocatore che è un Assolutamente, campione. assolutamente. Cioè, Senti, due anni però. poi si conclude la scheda che ho proposto questa sera. Torchio praticamente. Sì, praticamente ti ho torchiato con il 13 marzo alle 20:45 Juventus Lecce. Sì, perché mi guardi così? No, tanto invece non me ne vogliano, perché ho tanti amici anche romanisti, io ogni volta che sento Lecce sento dei ricordi bellissimi, certo Lecce, Roma Lecce 2-3, fantastico, Barbas, Pasculli, mi ricordo l'altro perché ero già svenuto sul divano, Tu e no, a parte pensa scherzi, che ecco. quella partita, io mi trovavo al Comunale di Torino quando arrivò i cartelloni c'erano, non mi ricordo se De c'erano o non c'erano. cartone la volta Sì, che sì. È arrivato appunto alla notizia del calcio minuto per minuto che c'era il vantaggio a Roma del Lecce e mancavano una trentina di minuti al termine della partita e subito dopo, al 56esimo, anzi no di più, segnò Michael Laudrup al era minuto. Juve Eh? Milan, no? Era Juve Milan. Era Juventus Milan e segnò Michael Michael Laudrup di Laudrup. testa. Sì, al minuto 56 e lì il comunale esplose in tutta la sua gioia, ovviamente, e cominciamo tutti a pregare in tutte le lingue che la partita di Roma finisse come era praticamente in quel momento. E lì arrivò praticamente uno scudetto, non dico inaspettato, ma sicuramente uno scudetto meno esaltante del 5 maggio quando l'Inter
ha perso contro la Lazio e noi a Udine avevamo dato per scontato che la Juventus. Però per noi manca l'esaltante, scusa se ti Che interrompo cosa? perché Ma per la comunque tu, Roma, anche se per tu la Roma. vivi a Roma, io vivo a No, Roma, tu pensa avevano che. sentito pure a Piazza Venezia quando segnalo. No, tu pensa che io sono partito da Roma la notte prima per raggiungere Torino per andare appunto a vedere questa partita ed erano i miei primi anni di giornalista, avevo appena iniziato Te e facevano nero. mi facevano nero a Roma. Tu non puoi capire il ritorno a Roma come è stato per me trionfale. Arrivare a Roma, io appena sono arrivato alla stazione Termini, persino le macchine erano silenziose, non emettevano nessun rumore, c'era un silenzio tombale e quindi dentro di me una grande gioia, ovviamente mi pare ovvio. Va bene, allora abbiamo terminato con per quanto riguarda i nostri cartelloni, vediamo se c'è qualche altro. Valentino Arcuri che dice come si suol dire sono le classiche Juve di marzo, sì, in effetti sono le classiche Juve di marzo, quando la Juventus a marzo dà il massimo di se stesso. Allora, Nico, questa impronunciabile coppa, cosa dobbiamo fare? Quali sono le aspirazioni della Juventus? Come interpreti quello che ha detto? Bisogna capire se da. Come dire, a Roma si dice, concedetemelo anche se siamo in radio, una dichiarazione da classico paraculo, no, da parte di Jürgen Klopp, dicendo che lui aveva preventivato la Juventus, grande Juve, pensando che riuscisse a distaccare le seconde, le terze, come aveva fatto in passato con molti punti. Ecco, come la interpreti questa dichiarazione da parte di Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool? Intanto, cioè, ribadisco, tanto l'orario cavalaculo perché così lui non è che ha messo le mani avanti, perché lo sa che c'è la squadra più forte, attualmente la squadra più forte d'Europa, però sa anche che dall'altra parte c'è sta uno che se vuole fa la differenza anche da solo, cioè Cristiano Ronaldo. Quindi si è buttato un po' avanti per dopo ritirarsi un po', dice no, ma comunque se la Juve non sta a 10 punti è perché quest'anno ci sono squadre come Inter Lazio che non glielo permettono. Però è una bella volpe. Io spero Marco, a prescindere da Sarri, Guardiola, Allegri, chiunque ne voglia, chiunque ne metta, di avere quello che una volta, cioè di avere questo sogno. Mi piacerebbe tanto che Klopp una volta venisse alla Juve. Tu pensa che quando ci fu 2 anni fa Juventus-Liverpool, se tu ricorderai, quando venne a giocare a Torino, io feci una domanda al mister, gli dissi: senta mister, ma nel suo futuro di allenatore, visto che lei non è mai stato in Italia, le piacerebbe venire in Italia o quali sono le cose che a lei, diciamo, in un certo senso la affascinano di questo paese perché sappiamo che a lei l'Italia piace molto. E lui rispose: sì, mai dire mai, si può fare un giorno. È una cosa che mi piace molto dell'Italia, oltre che un paese dove fa caldo, ma anche perché si mangia bene, in modo particolare perché ci sono delle belle donne. Ecco, ovviamente, siccome Jürgen Klopp e tutte le donne stravedono per lui perché obiettivamente è un bell'uomo. Sarà bravo, sarà bell'uomo e poi un bel piacione, È insomma. un bel piacione, sì, come si dice a Roma. È pregato di non uscire fuori dall'inquadratura, grazie, molto Siccome gentile. comunque, tra No, l'altro, con Facebook ci stiamo divertendo un sì. po', tra virgolette, a casa mia, io mi devo fumare una sigaretta, scusate, Sì, posso? però il fatto che lei è a casa sua, noi entriamo nella casa delle altre persone. Capito, ma siccome comunque il fumo rimane dietro le spalle, non evapora, quindi noi Sì, fumo una bella però sigaretta. se lei mi avesse chiesto l'accendino, io gliel'avrei dato. Senza nemmeno fare questo rumore Se qui, io le capisce? Che si chiederò sente. futuro, Sì, anteriore. va bene. Allora c'è un altro messaggio, Sì, cara di Martina. Gigino Da po Panariello che sì, vai. dice: secondo me, a prescindere dai problemi che possono esserci,
Per me in Italia pecchiamo, sentendoci più forti, un po' di presunzione, scusate, cosa che non accadrà a Lione. Ecco, io mi permetto di dire che sono un pochino d'accordo, perché adesso ci sarà la famosa riprova o cartina tornasole o roba del genere. Aspettate, mi inquadro anche io, se no questa voce non è che sia una grande bellezza, specialmente stasera, ma questa voce che viene da dietro sembra quasi, no? Allora, sono d'accordo con Gigino Panariello, perché in effetti io personalmente sono in attesa di capire se questa Juve di Champions sarà la Juve di Champions che abbiamo visto quando andava bene in campionato. Anzi, devo dire che quando andava bene in Champions, in campionato balbettava. Allora, se noi andiamo a Lione dopo queste prestazioni non molto esaltanti e dovessimo fare una partita convincente, attenzione, perché il Lione, benché fossimo un po' tutti felici di questo sorteggio, non ce la regala la partita assolutamente. Però se noi andiamo a Lione e giochiamo una partita come la Juve sa giocare in Champions, beh, io posso dire che a questo punto la Juventus è più per l'Europa e meno per l'Italia. Ecco, tu che ne pensi da questo che ha detto Gigino No, Panariello? no, no, Prego. d'accordissimo, ma cioè, più che altro bisogna, ecco, vedere se la Juve effettivamente, come dicevo prima, ha problemi proprio di stimoli. Quando parlavo di testa, parlavo di stimoli, perché se vai a Lione e fai una bella partita, poi non è che devi vincere per forza 5-0. Una bella partita vuol dire anche con l'Atletico Madrid, che facemmo 2-2, facemmo una gran bella partita convincente, una gran bella Juve. Quindi un risultato buono con un bel gioco che convince, cominciamo a vedere un po' i risultati. E probabilmente, se succede questo, vuol dire che comunque dopo 5, anzi scusate, dopo 8 scudetti consecutivi, siccome molta gente ne ha vinti più di uno, evidentemente il campionato tira molto meno della Champions. Questo è anche normale. C'è gente come Buffon, come Chiellini, come Bonucci, come adesso vabbè, a centrocampo Pjanic, chi altro c'era, evidentemente hanno un po' più voglia di provare a vincere questa maledettissima coppa. Posso dire, mandiamo degli applausi con un sottofondo musicale? Sono applausi per lei. Lei non li sente, ma ci sono gli applausi per quello che ha detto. Va bene, allora, Martina, siamo, nella fascia pubblicitaria. Se vuoi, la puoi annunciare. Allora, cari amici, ricordiamo insieme i nostri sponsor. A tra poco. Bene, eccoci di nuovo in studio. Io ovviamente adesso da un discorso all'altro vorrei un attimo parlare ovviamente del nostro Cristiano Ronaldo. Allora, no, un attimo, perché prima di parlare di Cristiano Ronaldo c'è un altro messaggio, ormai del nostro affezionato Gigino Panariello. Che dice Martina?
Marco, Nico e Martina, vi lascio una buona serata e buon proseguimento e complimenti per la trasmissione e la compagnia fino alla fine. Bene, Forza grazie. Juventus. Ciao Grazie a Gigino Gigino. Panariello, mentre invece è caduta la bandiera dietro. No, vabbè, non vi muovete. Adesso mandiamo un attimo di nuovo di pubblicità, perché comunque non è la caduta dell'Impero Romano, ma è la caduta della bandiera, ma attenzione, non della Juve. Un attimo di pazienza, il bello della diretta, come diceva il grande Gianni Minà. Bene, eccoci qui, abbiamo ristabilito lo studio, ovviamente siamo ospiti a casa di Nico Capanni, quindi abbiamo improntato una serie di, diciamo, un pseudo studio televisivo, e quindi è caduta una bandiera. Più Va che altro no, bene, ma. si è staccata Marco, scusami, sta partendo già per Lione. Dopo l'applauso ha preso, ha Ah, cominciato, è andata direttamente. Già sta partendo per Lione, Assolutamente allora sì. Benissimo. risentiamo l'applauso. Eccolo qui. Benissimo. Ok, allora fatto questo ci saluta Gigino Panariello. Ah, dice, aggiungo un saluto dalla mia sezione JNS, che dovrebbe essere J News, Affiliata alla Juventus affiliata al Football Club di JOF Cercola. Football Club di Cercola, che tra l'altro a Cercola. Allo Juventus Club di Cercola, io sono socio onorario perché quando presentai il mio libro Noi Campioni fui ospite giù a Cercola e insieme a me c'era anche il direttore Luciano Moggi. Quindi abbiamo fatto proprio una cosa in famiglia. Era in Grande, grande. occasione di una partita tra Napoli e Juventus. Insomma, sono ricordi molto belli e molto interessanti. Senti, io volevo così. Parlare un attimo di quello che è il nostro fenomenale, come l'ho titolato in questo We The Wall che adesso mando, ovviamente di Cristiano Ronaldo. È vero che Cristiano Ronaldo in questo periodo ha il meglio di sé, già dai tempi del Barcellona, ricordiamo, ma già lo faceva quando giocava nel Manchester United. Ecco, Cristiano Ronaldo, che sensazione hai tu che se la Juve quest'anno non dovesse. Insomma, dovesse deludere, potrebbe secondo te lasciare la Juventus? Questo è un pochino il timore di tutti quanti. E se la Juve, aggiungo anche questa domanda, e se la Juve già ha preso i dovuti provvedimenti eventualmente no, più che provvedimenti, insomma, la programmazione per il dopo Ronaldo? Ma io intanto, ecco, parto dall'ultima parola che hai detto. Intanto spero che ci sia una programmazione, che ci siano un po' le parole, un po', diciamo, idee un po' più lucide rispetto a quest'ultimo calciomercato estivo, nel senso che mi è sembrato un po' troppo affrettato, un po' messo lì anche l'allenatore stesso, nella squadra, come ripeto, non. Ah, perdonami un attimo, Gigino Panariello dice JNS, la sigla di Juventini nel sangue. Allora siamo Cioè, tutti JNS. qua siamo proprio a livelli di. Ok. Dicevo, speriamo che comunque la programmazione sia un po' più fatta meglio rispetto a quest'anno. Tra l'altro sento delle voci di un allontanamento addirittura di Paratici, non so, mi dici no. Ma non lo so, io ci andrei un pochino piano su queste Anche perché. dichiarazioni. Comunque, vabbè, poi lasciamo Ronaldo. Ronaldo, se già da solo, come vedi, è garanzia del gol a partita. Cioè, se c'è Ronaldo, tu parti quasi sempre già da 1-0. Il problema è che se il resto della squadra non lo sopporta, come è successo ultimamente,
Poi dopo pure con Cristiano Ronaldo non è che ce la può fare sempre, insomma. E se va via, io spero di no, ovviamente. Per me Cristiano Ronaldo dovrebbe finire la carriera qui, ovviamente, perché è proprio fino all'ultimo bagno. Prima di andare magari ai soliti posti Emirati Arabi per farsi ricoprire d'oro o in No, America non cioè, si no, usa non più. bisogna. Emirati Secondo me Arabi. Cristiano Ronaldo è troppo serio, nel senso che finché lui gioca a livelli, diciamo, di competizioni che può primeggiare, bene, altrimenti non credo che poi, come sbaglierò, ma che competizioni ci avrebbe negli Emirati Arabi, giusti i soldi, ma c'è attualmente Certo. Allora chiediamo ai tanti. nostri amici ancora di scriverci, quindi fatelo, mandate dei messaggi e noi ancora un po' di tempo rimaniamo in diretta insieme a voi. Senti, parlando di calciomercato, io adesso, tu non la vedi, ma inserisco una fotografia che riguarda un'operazione di mercato Io già l'ho che c'è. capito, mi Tu già mi pagano. hai capito? Allora tu non la vedi, però tra poco, tra Eccola. poco, eccola. Allora si tratta di Mauro Icardi. Lavanda Nara ha dichiarato proprio 2 giorni fa che lei alle decisioni, di suo marito. Io ci credo Da quando poco. succede questo? Allora, a giugno, No, no, delle decisioni di non lo Vantanara, so, del marito. no, Non ci credo manco se lo vedo, ecco, non lo so. Comunque, ecco, questo giocatore che tra l'altro era già nel mirino della Juventus, insomma, già da un paio d'anni, però l'altro anno in modo particolare, Mauro Icardi, la Juve in buona sostanza lo voleva, ma l'Inter chiedeva come contropartita di avere Paolo Dybala. Poi Icardi è andato al Paris Saint-Germain, sul contratto c'è un riscatto da parte di Paris Saint-Germain, condizio sine qua non se Icardi avesse poi prodotto delle buone prestazioni con gol, eccetera, eccetera. Siccome queste prestazioni ci sono state e continuano ad esserci, quindi non è escluso che possa crearsi una sorta di triangolo di mercato in questo senso, cioè il Paris Saint-Germain riscatterebbe Icardi e al Paris Saint-Germain potrebbe finire un giocatore come Pjanic, ad esempio, più eventualmente con la Matuidi. differenza di soldi oppure più Matuidi, 2 giocatori per avere Mauro Icardi. Finalmente Mauro Icardi potrà approdare alla Juve, lì dove, notizia di un paio di giorni fa, sembra quasi sicura la partenza di Gonzalo Higuaín con il ritorno nel River Plate a Buenos Aires. Ecco, quindi si potrebbe incastrare questa situazione. E a me risulta personalmente, pur non amando in modo particolare il calciomercato, però ho i miei della mia redazione di Signora Mia Calcio News.com che danno certi questi contatti, comunque con una buona riuscita. Ecco, che idea ti sei fatto tu di questo triangolo? Perché tanto tramite Inter non arriverebbe mai, ma l'Inter te lo dà, dice tu mi dai Dybala. Quindi si potrebbe formare un trio di attaccanti composto da Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala e Mauro Icardi. Penso che potrebbe essere forse l'attacco più forte del mondo, o comunque se la vedrebbe con quello del Liverpool. Vabbè, assolutamente, ma secondo me Icardi è un promesso sposo per la Juve, che poi sia quest'anno, cioè diciamo nella prossima sessione di mercato, oppure no. Secondo me proprio Icardi è a voler venire alla Juve a più riprese, lui l'ha dimostrato, e a maggior ragione andando via dall'Inter e tornando contro una diretta rivale.
lui sarebbe motivo di uno stimolo in più, secondo me, Marco, ma sarebbe come no, un ritorno in Italia alla Juve. Andare a Milano con la maglia della Juve, uno che era capitano dell'Inter, che poi non so per quale motivo è stato trattato, non ci voglio mettere in bocca, però non ci ho mai capito niente di questa cosa, sono affari loro, io a casa dei quelli dei cartoni non ci guardo tanto. Poi secondo me, certo è stimolante, cioè Ronaldo, Icardi, Dybala. Però rimaniamo sempre lo stesso discorso, dove c'è pure il Certo. centrale, c'è l'attacco più forte del mondo. Oh, Però c'è se... una di Valentino Arcuri, vorrei che tu leggessi un attimo, Martina, prego. Mi aggiungo all'amico Gigino augurandovi una buona continuazione di serata bianconera. Buonanotte e forza Juve fino alla fine. Wonderful. Oh, noi non ci rendiamo conto. Siccome noi stiamo giocando, ma la gente normale, perché noi non siamo Se normali, ne va a dormire. la gente normale se ne va a dormire. Ecco, poi c'è un altro messaggio da parte del nostro redattore di signoramiacalcionews.com, che è Simone Dell'Uomo, e Lorenzo Lello Cavioni e altre 5 persone stanno seguendo il video. Benissimo. Vorrei proprio una domanda da parte di Simone Dell'Uomo. Una domanda, fai una domanda anche perché Simone ha una trasmissione International Goal Ballando Station One, dove c'è anche signora mia, dove lui si occupa di calcio internazionale, tifoso del Tottenham, però Aia, 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 aia. ha delle simpatie E anche così mi per butti sul derby, però sai che io ti simpatizzo per l'Arsenal. Ah, tu Aia, 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 sei, questa non va no, non lo bene sapevo, tu simpatizzi per però. Io l'Arsenal. sempre, io ho detto, io sponsorizzavo Ramsey, infatti per me è una delusione, perché non è Ramsey che vedete, non è questo, Ramsey è un fenomeno, però non ingrana. Io ho sempre, io dagli anni 80, adesso da quando... Che tra l'altro io, non lo so, io il rosso a me non piace proprio come colore, ma così, niente di cosa. Però quella Vabbè, ma maglia mo così semplice, che c'entra rossa, il casacca bianca, io ero piccolo, negli anni 80, no, non c'entra niente la politica, è una cosa proprio che il rosso non mi piace, è un colore che non mi sta bene addosso, non me lo vedo. Però quella maglia così normale, con sta... maniche bianche, a me mi appassionava questo cannone, i Gunners. Tra l'altro era l'Arsenal, io ero piccolo, l'Arsenal di Ryan Brady, che poi dopo abbiamo comprato, no? Sì. Infatti ce sono pure tra l'altro. Liam Brady. Liam, che segnò il rigore decisivo a Catanzaro, mentre la Fiorentina pareggiò a Firenze, a Cagliari, Già quell'anno. sapendo che andava via perché aveva firmato un certo Michel Platini. Un certo Michel Platini. Oh, allora io vorrei sollecitare ancora il nostro Simone Dell'Uomo. Adesso gli mando anche la foto se la trova perché io sono abbastanza Allora io organizzato. devo fare No, è lui che ci deve fare una domanda a la domanda. E noi, se gliela ce la faccio vuole a lui fare. se risponde, Va bene, dai, fagliela tu visto se che ormai è rispondi. in derby. Allora, Senti, tanto ciao, bello, guarda, scherza. gli Ti mando mando una anche domanda. la foto. Ma dopo la sconfitta di ieri ce la farete a passare il turno Champions? Che domanda è? Non l'ho capita. Ieri hanno beccato 1-0 in casa. Il Ma chi? Tottenham. Ah, mazza. Vabbè, Ecco, guarda Simone, ti ho mandato anche la foto, quindi io... Si vedi può, un po' c'è che puoi fare. vista. Ah, ho capito. Ah, qui entriamo proprio, ok, nel derby. Ho capito, vabbè. Allora, c'è un altro messaggio. Vai Martina. Allora, Vincenzo Lops, sera a tutti. Io dico che alla Juve ci vuole Pogba. Due terzini e spero che prendano Icardi, che è fortissimo, anche se Haaland non mi sarebbe Haaland. dispiaciuto, visto quello che sta facendo a Dortmund. Ma sì, di Haaland, vabbè, questo è un giocatore straordinario, insomma, piace moltissimo, però l'arrivo alla Juventus di Icardi, insomma, mi solletica parecchio, perché penso già lì davanti come si possono
disporre in campo con questo binomio argentino e ovviamente con il fuoriclasse che abbiamo portoghese. Quindi sarebbe veramente un attacco straordinario. No, io sono d'accordo più che altro sul cambia gli arcini, nel senso che secondo me Alessandro sono 2 o 3 anni che non ha fatto il primo anno fantastico, poi a Naso non mi ricordo più le prestazioni convincenti da parte di Alessandro e poi ovviamente c'è un altro terzino destro che è deciso, non sarebbe ora che insomma no. Io Ci sono altre squadre, no? perdonami, io su De Ciglio non ho tutta questa Grazie, negatività. Allora, io diciamo che De Ciglio, fortemente voluto da Allegri, perché lo aveva ai tempi del Milan, però De Ciglio è il classico giocatore tranquillo, bravo ragazzo che fa il suo compitino senza. Mentre invece non ho una particolare, per carità, è un bravo ragazzo anche Rugani, però non ho una particolare, come dire, predilezione perché non lo vedo ancora da Juve. scusa Marco, però scusami un attimo se mi permetto di interrompere, però cioè noi non abbiamo bisogno dei giocatori che fanno i compitini, è questo il discorso. Cioè se tu alludi, adesso ci scatta pure un altro applauso secondo te. No, no, aspetta, non è che lo Aspetta, voglio io, no, per carità, vabbè. ma se noi vogliamo andare a vincere questa maledettissima Coppa dei Campioni, non c'è poi una gente che fa il compitino, c'è la gente che me lo fa per me, con le palle. C'è gente che gioca a calcio, non che fa i compitini, Marco. Che ci devo fare con Va bene, Decilio? scattiamo, va. E dai. Quest'applauso ci vuole. Ok, va bene. Allora, Martina, non ti scandalizzare, ma No, io sono ormai. Nico è sanguigno, è Sì, ma così. infatti apprezzo. Ah, apprezzi, apprezzi Grazie, cara. moltissimo. La sincerità. La gobbina. La gobbina, la gobbina. È definita la gobbina da tutti quanti. Colpa Va di Pirlo e bene. Gobbina. Allora, noi rimaniamo, siamo comunque in una situazione sperimentale di questi collegamenti. Siamo su YouTube, ma anche questa sera abbiamo deciso però di essere su Facebook, il mio profilo personale. In futuro vi daremo anche dei filmati, arricchiremo sempre di più questa trasmissione. Io vorrei che Nico Capanni, perché mi ha detto, mi raccomando, dobbiamo inizializzare questo nuovo canale YouTube che tu hai e quindi niente, dimmi quello che vuoi fare, questo canale ricordiamolo come si chiama, in modo che ti potranno seguire, iscriversi. A proposito, tu ti sei iscritto al mio canale? No, guarda, per niente, assolutamente no, Mi fa assolutamente non lo piacere. farò mai, ma figurati. No, allora, il discorso è questo, intanto, ecco, Marco da un po' di tempo mi ha un po' avvicinato per quanto riguarda, mi porta in diretta, insomma, in un mondo che io non conoscevo e che mi sta sempre appassionando sempre di più. Ovviamente Marco, oltre ad essere un grandissimo giornalista, appassionato di video, fare insomma YouTube, c'ha 2000, quindi mi sono un po' un attimo, mi sta portando ad appassionarmi. E allora proprio, diciamo, lui dice, perché non ti apri il bel canale? Cioè, comunque, diciamo che potresti fare, vabbè Marco io posso pure aprire un canale, se poi sei tu che mi sponsorizzi io. Allora ho aperto un canale YouTube, Come si chiama? Come adesso si lo dico subito, chiama? Nico 1897 a caso, Perché? Nico 1897 official, Ah, la data di nascita della Juve. direi Ok. assolutamente, è un Assolutamente. timbro indelebile. E ho già fatto un video, se volete andarlo a vedere. E se vi iscrivete mi fate molto contento. Ogni tanto io parlerò ovviamente soprattutto di Juve, però vuole essere un canale anche un po' goliardico, così come sono io, insomma, un po' pronto alla battuta, proprio con questo accento romano, e però anche perché no, di attualità, se c'è qualcosa da dover parlare e che succede nel mondo, non metto politica perché non mi No, piace no, 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 non mettere politica. confondiamo lo sport con la politica, sono due Lo cose. sport, diciamo lo sport, oppure
fatevi delle domande, io se volete vi rispondo, lì c'è la chat, certo ancora un po' prestino, siamo Oh. ancora 22 iscritti. Allora, facciamo una A cosa. proposito, faccio la Sì. stessa domanda, ma Io ti sei iscritto al mio canale? mi sono iscritto al tuo Ah, che canale. onore! Sì, mi sono Allora, iscritto. posso chiederti magari prossimamente di avere l'onore di fare un diretta video? Addirittura. Così Vabbè. stavolta ti metto sotto Vabbè. d'occhio io. Allora, senti, prima di lasciarci e di lasciare i nostri amici, io ricordo l'appuntamento giovedì prossimo e lunedì. Lunedì e il giovedì saremo presenti sia sul canale YouTube che su Facebook. Allora, la domanda marzulliana di Marzullo, come piace a me. Allora, fatti una domanda e datti una risposta di quello che vuoi. Nico La Capanni, faccio prego. secca, Sì. è un problema di testa questo della Juve di stimoli? Sì, è un problema di stimoli e sono fiducioso che non tanto con la spalla, ma che a Lione rifaremo una di quelle belle partite convincenti, toste, come dici tu, Con gli come occhi di diciamo, tigre. cazzute, dai, bella Come cazzuta, dicono a Napoli forte, con la ma cazzimma, niente con la Napoli, per cazzimma. carità. Come tifosi intendo, Sì. cazzuti, dai, Ok. forza Juve fino alla fine. Allora, mentre invece la nostra bella gobbina, come è stata definita questa sera, fatti pure tu una domanda e datti una risposta. Puoi dire quello che vuoi, anche che domani vai a comprare i trucchi. Anzi, domani mi vado a comprare un vestito bianco-nero da mettere la prossima volta. Questa è la mia considerazione. Ecco, bene, poi comunque i capelli neri ci sono, il giacchino è bianco, No, qualcosa di più. c'è un granata lì che non c'entra niente. Vabbè, comunque per il resto andiamo bene. Allora io così salutiamo tutti i nostri amici ovviamente collegati con noi. Ringrazio, vi vado a ringraziare personalmente Vincenzo Lops, Simone Dell'Uomo, Lorenzo Lollo Cavioni che ci hanno seguito, Valentino Arcuri, Gigino Panariello e poi tutti quanti gli altri che adesso non vado ad elencare perché sono tanti, quindi vi diamo appuntamento a Intanto che giovedì ce n'è uno che ha prossimo. una che ha di salutare, perché se no dopo quando chiudiamo la trasmissione ne compia, quindi saluta, Ah va bene. sì, saluto ovviamente Sandy, Ciao la Sandy. moglie olandese di Nico Capanni, perché Nico Capanni, come si dice a Roma, è un paraculo, cioè è andato in Olanda, si è presa una bella olandosina e se l'è sposata. Vabbè, oh, cioè, hai fatto bene, hai fatto bene. Va bene, allora salutiamo tutti quanti quelli che hanno avuto pazienza di ascoltarci. Noi ci sistemeremo bene, meglio ovviamente dandovi anche dei filmati, ricordando il nostro fotografo ufficiale, ricordando il sito signoramiacalcionews.com e le foto di Giuliano Marchisciano che è veramente un artista e fa delle bellissime foto. Detto questo, io vi do appuntamento ovviamente a giovedì prossimo, ma lunedì, chiedo scusa, e poi giovedì tra le 8:30 e le 9, quando vedete che io mi metto in collegamento, sarà per me un piacere parlare con voi come faccio quando finisce ogni partita, che vi faccio il resoconto e ci sentiamo quando sono proprio fuori dallo stadio, ogni volta che gioca la Juve. Ovviamente non c'è bisogno di ricordare che la Juventus ha bisogno, come dico sempre io, questi qui degli occhi di tigre per vincere, dobbiamo già a Ferrara contro la Spal e poi ovviamente per quanto riguarda, oddio, un singhiozzo, chiedo scusa, un singhiozzo, e ovviamente in Champions League speriamo, caro Nico, di, no? di rivedere la Juventus che tutti quanti noi già conosciamo. Allora ringrazio Nico Capanni Grazie a te. e Martina Grosso. Grazie a te Marco, grazie E a tutti. ricordatevi, vi aspetto sul mio canale YouTube, Nico Sì. 1897 Official. Marco, ok? Sì, Ti aspetto anche ovviamente. a te. Allora Grazie. ragazzi, ciao a tutti. Io sono un pochino più in penombra. Questa sera mi sono visto poco, ma tanto non è che si guadagna granché vedere me.
L'importante, spero, così, di avervi dato un attimo di serenità bianconera. Ciao a tutti e buona serata.